Buonasera, questa sera faremo delle bombette pugliesi, già fatte in precedenza, però verranno alla fine panate e cotte al forno con un pane grattato aromatizzato con del curry, curcuma e prezzemolo. Abbiamo le nostre fettine di capocollo che battiamo rendendole più fine. E all'interno mettiamo una fettina di pancetta sempre pugliese e una fettina di caciocavallo di Andria, sempre della Puglia, eh? Arrotoliamo. E mettiamo qui da parte. Procediamo così per tutte le fettine di capocollo. Chiaramente se la fettina è troppo lunga verrà tagliata per eseguire due bombette. Vedete? Perfetto. Pancetta. E caciocavallo. Arrotolate lasciando sempre il formaggio più internamente possibile per evitare la fuoriuscita durante la cottura. Ecco qui. E si procede per fare lo spiedino serviranno all'incirca 4 bombette. Procediamo alla preparazione di tutte le fettine. Procediamo a fare gli spiedini con gli stuzzicadenti e le nostre bombette. Ora procederemo alla panatura. Ungeremo leggermente le bombette su ambedue i lati. Aggiungiamo un filino di sale, poco e niente proprio, perché ricordate che dentro c'è sempre la pancetta e il provolone. E poi procederemo alla panatura con il nastro prezzemolo aromatizzato. Su ambedue i lati. Che spettacolo! Vedete? Sigillate bene con il pane grattato. Ecco qui. Procediamo con un altro spiedino. Le nostre bombette sono spettacolari. Poco olio perché le nostre fettine di capocollo di maiale sono già grasse, però perlomeno per fare la panatura. Ecco qua, di nuovo. Poi le nostre bombette verranno cotte o al forno, anche con la funzione gratì, verso la fine, oppure alla brace. Guardate che spettacolo! Ecco qui, pronte da infornare o mettere sulla graticola. Spettacolo vero!
Ecco le bombette gratinate. Vediamo. Eccole qua, che spettacolo. Spettacolo vero.